Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. Anche questa puntatona dal colore di scrittura creativa. La progettazione narrativa dei grandi autori di fantascienza. Philip K. Dick. Il problema con le bolle, The Bubble Trouble, Words of If 1953. Fabola. Intreccio lineare, centrato sui micromondi nella dimensione subatomica. Remake di Amazing Stories 1929 che ipotizzò vita nella dimensione subatomica. Nella favola di Dick esiste, diciamo, una vita subatomica che è programmabile e personalizzabile da ogni persona. Tali oggetti diventano un succedaneo dei rapporti tra umanità e culture aliene. Intreccio lineare, il colpo di scena della favola è una ripetizione del pattern di comportamento. Ciò che facevano gli umani ai mondi virtuali lo ripeteranno gli alieni agli umani. Narratore esterno, non onnisciente, invisibile, focalizzabile sui personaggi. Zero empatia con i personaggi principali che puzzano di whisky e sono un po' troppo alcolizzati. Format. È un racconto di sci-fi che oggi sarebbe classificabile come molto lungo. Descrizione un po' prolisse che ho dovuto cuttare nella traduzione. Ci sono parti noiose nell'intreccio che si ripetono e che sono stato costretto a sintetizzare. Ci sono elementi di black box tecnologica, ma manca l'aspetto dell'infodump di hard sci-fi. Etichettabile come fantascienza lontana, quasi fantasy. Elemento di mistero. Ecco, per un osservatore del XXI secolo vi sono vari indizi nel testo che suggerirebbero che Dick potrebbe essersi ispirato al videogame Pac-Man, declinando il videogioco in un racconto di fantascienza. È però impossibile, dato che il racconto fu pubblicato da Dick nel 1953, ossia 24 anni prima dell'avvento dell'elettronica di consumo, quanto di Pac-Man del 1980. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima!